Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo prezioso per tutti i fedeli, per i frati, dal coro cosiddetto delle stimmate. Qui abbiamo proprio l'abito di Padre Pio, l'abito che indossava in quella giornata, in quel 20 settembre del 1918. Quanto era legato al suo abito cappuccino, Padre Pio. Il 22 gennaio del 1903 è una giornata significativa per la storia di Padre Pio, perché per la prima volta Padre Pio indossa il suo abito cappuccino, la sua vestizione religiosa. Padre Pio si trovava nel convento dei frati minori cappuccini di Morcone. Vi ha raggiunto il 6 gennaio di quello stesso anno. Aveva fatto 11 giorni circa di esercizi spirituali, esercizi intensi dove si accentuava la già rigida norma del silenzio e altre norme delle penitenze corporali, incluso anche il mangiare in ginocchio nei giorni dispari e pane ed acqua il venerdì e vivere in convento a piedi nudi. Erano le regole, alcune regole del noviziato. E dopo aver fatto questi giorni di esercizi spirituali, il giovane Francesco era pronto per la sua vestizione insieme ad altri tre ragazzi. Infatti, quello che troviamo scritto nell'archivio dei frati minori cappuccini è quanto descrive il padre guardiano, il padre maestro, Fra Tommaso da Monte Sant'Angelo. Morcone, 22 gennaio 1903. Il chierico Fra Pio da Pietrelcina, che al secolo chiamavasi Francesco Forgione, con l'obbedienza del molto reverendo Padre Pio da Benevento e dietro il decreto del reverendissimo Padre Generale del 21 gennaio 1903, fu vestito dei panni di probazione da me, Fra Tommaso da Monte Sant'Angelo, maestro dei novizi, in questo giorno, 22 gennaio 1903, alle ore 9 antimeridiane, in questa nostra chiesa di Morcone, davanti all'altare maggiore. Presenti i religiosi, professi e novizi. Furono Giovanni di Carlo, che poi divenne Fra Anastasio d'Aroio, Vincenzo Masone, che divenne Fra Filippo da Pietrelcina, Salvatore Pranzitella, che poi divenne Fra Sebastiano da Campobasso, e Francesco Forgione, che da quel giorno si chiamò Fra Pio da Pietrelcina. Infatti, padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, scrive che, lui recitò, la formula. Divesta il Signore dell'uomo nuovo che secondo Dio è creato nella giustizia e nella santità della verità. E Fra Tommaso gli fece indossare il saio. Poi prese il cappuccio, poni Signore il cappuccio della salvezza sul suo capo per sconfiggere le insidie del demonio, le insidie diaboliche. E sappiamo quanto era importante nei panni del giovane Francesco questa grande protezione. Poi fu il momento del cingolo. Ti cinga il Signore del cingolo della purezza ed estingua dai tuoi lombi l'umore della libidine, affinché rimanga in te la virtù della continenza e della castità. Quel giovane, Francesco Forgione, abbandonò anche il suo nome per prenderne un altro, Pio, Pio da Pietrelcina. Gli venne imposto dal padre maestro per indicazioni del padre provinciale Pio da Benevento. Si trattava di un frate importante per quella provincia religiosa, per questa provincia religiosa, perché era quel frate che venne posto da Dio affinché ricostituisse questa provincia dopo la soppressione. E Pio da Benevento individuò quel giovane, Francesco, per consegnare a lui quel nome, Pio. E da quel giorno Francesco si chiamò Pio, Pio da Pietrelcina.